Ciao a tutti ragazzi, è appena passato il postino che mi ha portato il pacchetto contenente l'armonica, un pacchetto della Royal Mail perché viene dall'Inghilterra, dal negozio Sonny Boys Music Store, prima classe per Airmail. Quindi ho pensato di aprirlo insieme a voi. Eccoci qua. Allora, che cosa c'è dentro? Le solite pubblicità. Thank you for your purchase. Ho preso un'armonica in tonalità di Mi, che era l'ultima che mi mancava. Ah, che forte! Questo è molto utile. Sono le varie posizioni dell'armonica. Interessante. Le varie attenzioni. Di stare attenti che non è un giocattolo per bambini. Qua vabbè c'è la fattura, l'ho speso sui 36 euro, comprese le spese di spedizione. Qua come in un altro video che avevo visto, vabbè, qua c'è il coso vuoto, me l'hanno messa dentro a del cartone. E qua facciamo sbucare fuori l'armonica che è dentro, perfetta, perfetta, la tonalità è giusta. Qua c'è la bustina di plastica, di nylon. E questa è l'armonica, che è un'armonica che è stata fatta appositamente da una casa di produzione di armoniche, appositamente proprio per il negozio. Infatti vedete che c'è scritto Sonny Boys Classic e Pat Missing, che è un armonicista professionista, l'ha anche recensita perché ha praticamente un'accordatura, un sistema di accordatura che si chiama compromise tuning, cioè una via di mezzo tra l'equal temperament e jazz tuning. Apriamola, c'è il pulsante push, push, eccola qui, molto bella, tutta blu e anche con, vabbè, qua c'è la pezzuola per la pulizia, ma anche con i cover plate blu, è molto bella. Ecco l'armonica. Molto bella, molto elegante, ma anche molto sbarazzina, molto sportiva. Con la scritta Sonny Boys Classic in argento opaco e il resto in azzurro. Speriamo non sia eccessivamente delicata questa finitura, perché sarebbe un peccato rovinarla. In tonalità, vedete, di Mi, quindi E. Sul retro c'è l'indirizzo sonnyboysmusicstore.co.uk, comunque di un bel blu, e adesso ve la farò sentire anche se non farò grandi virtuosismi, anche perché l'armonica si deve rodare, quindi suonerò le note singole e farò un'aspirata alla buona. Vedete che sia davanti che dietro ha le viti, la custodia è la prima custodia che vedo che ha praticamente l'interno, oltre che in plastica, ma è proprio tipo in velluto, diciamo velluto così, velluto grigio. L'armonica si rifà molto, secondo me, a parte il retro che è un po' più chiuso, si rifà molto alle armoniche tipo le Bushman, che sono armoniche americane, tipo la Delta Frost, per il comb, per la forma del comb insieme alle piastre, assomiglia molto anche ad una Suzuki Harp Master. Comunque sentiamo il suono. Con questa finitura azzurra la bocca scorre molto meglio, Caper. Sentiamole le note singole. E andiamo di ottave. Beh, sentiamo anche gli aspirati. Sembrerebbe già accordato, ma sentiamo le ottave.
È accordata ed è una bella armonica che sicuramente avrò il gusto di suonare e magari farò qualche brano semplice. Adesso per il compleanno mi arriverà anche il manuale, il metodo per armonica blues di Paolo Ganz, che mi è stato suggerito anche da un amico. Bene ragazzi, allora come avete visto, sentito diciamo alla buona, Sonny Boys Classic che potete trovare su eBay, sul negozio appunto Sonny Boys Music Store, che è un negozio di strumenti musicali, molto probabilmente forse solo di armoniche. Dateci un'occhiata perché i prodotti sono veramente buoni. Anche questa armonica. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo video, anche con questa armonica. Ciao ciao!